Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo Q&A. Se è stato possibile fare questo nuovo Q&A è stato sicuramente grazie alle tantissime domande che appunto mi avevate lasciato sotto il video in cui vi chiedevo appunto di farmi delle domande, perché come vi ho detto già nello scorso Q&A diversi di voi mi hanno anche fatto più di una domanda. Quindi la volta scorsa, per non allungare troppo il brodo, avevo detto che avrei lasciato altre domande per un prossimo video e infatti eccoci qua. Per cui ancora grazie veramente di cuore a tutti per le tante domande. Se volete farmene delle nuove, ragazzi, chiaramente potete farlo qua sotto, per cui se dovessi arrivare ad averne ancora abbastanza sicuramente ci sarà un nuovo Q&A la prossima settimana. La prima domanda me la fa Nevada Boy 89, che mi chiede: sito viola o sito rosso? Vi dirò, ragazzi, che quando magari ho tralasciato uno dei due siti per favorire l'altro, alla fine dei giochi, ragazzi, mi sono sempre resa conto che per un motivo o per un altro li adoro entrambi, mi piacciono tutti e due sinceramente, e non riesco per troppo tempo appunto a dedicarmi solo ad uno dei due per favorire appunto l'altro, ed è per questo che appunto attualmente sto sia sull'uno che sull'altro. Mi piacciono entrambi, ragazzi, perché comunque appunto tutti e due hanno le loro caratteristiche uniche, e quindi magari quelle che ha uno non ce l'ha l'altro e viceversa. Quindi direi che hanno entrambi caratteristiche che mi piacciono molto, hanno entrambi le proprie necessità, bisogna avere quindi comunque pazienza e tempo per poterci si dedicare, però io attualmente ho questa possibilità, quindi me la sento di portare avanti entrambe le attività. Luca Canetti mi chiede, domanda effettivamente un po' particolare, se mi piacerebbe fare radio. Ti dirò, l'idea non mi dispiace, perché comunque è un tipo di intrattenimento diverso da quelli cui attualmente siamo abituati, un tipo di intrattenimento sicuramente che si è andato perdendo, perché ragazzi attualmente secondo me poche persone ascoltano la radio, ascoltano i programmi radio e ci si affezionano come una volta. Però deve essere divertente, sinceramente non so se la mia voce sarebbe adatta alla radio. Purtroppo io ho anche la caratteristica di impappinarmi molto spesso e molti di voi lo sanno sicuramente, quindi non so se sarei adatta a farlo, però perché no? Mi piacerebbe. Shiroi Yuki mi fa diverse domande, chiaramente risponderò soltanto ad alcune, ragazzi, delle domande di quelli che me ne hanno fatte più di una. Mi chiede perché ho deciso di fare la youtuber. Tanti anni fa, ragazzi, entrai nel mondo di YouTube perché avevo cominciato a guardare i video di canali che all'epoca stavano nascendo, e sinceramente non vi so spiegare precisamente il perché, ma l'idea di mettermi anch'io in gioco a questo punto di vista mi piaceva, anche perché comunque mi piaceva da tempo l'idea del montaggio video, quindi dell'editing, e mi piaceva l'idea del videogaming, quindi mi sono detta YouTube sembrerebbe essere la giusta via per poter unire queste due passioni, quindi eccomi qua, sono qui da 10 anni. Quante lingue conosci? L'italiano? Perché l'italiano, ragazzi, per quanto sia la nostra lingua madre, è comunque una lingua che conosciamo, chiaramente. L'inglese, lo spagnolo e il francese. Lo spagnolo un po' meglio delle altre due lingue, perché ho vissuto in Spagna 4 anni e mezzo, quindi ho avuto la possibilità di praticarlo un po' di più. Il francese meno in assoluto delle altre, perché non mi è mai piaciuto tantissimo, però ho avuto l'opportunità di studiarlo a scuola. Mare o montagna? Montagna tutta la vita, anche se il mare mi piace, ma non andare al mare nel senso di sdraiarmi in spiaggia, diventare letteralmente un arrosticino. Mi piace il mare come elemento naturale, questo sì, però preferisco la pace e la calma della montagna. Piatto preferito? A me piacciono tante cose da mangiare, mi piace tanto mangiare. Dire la scontata pizza è una cosa, ragazzi, che adoro, veramente una cosa a cui non rinuncerei mai. La pasta al forno, ecco, la pasta al forno è uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Gusto del gelato preferito? La stracciatella, direi, la adoro. Lady Vale mi chiede: uno sport che ami o che avresti voluto fare? Sicuramente l'equitazione, avrei voluto avere la possibilità di praticare questo sport, perché comunque adoro i cavalli come animali, a questo ho risposto la volta scorsa. O anche la pallavolo, mi ha sempre affascinato come sport. Il gioco con la colonna sonora che più ti ha toccata? Solitamente i giochi che in generale mi hanno emozionato hanno sempre avuto una colonna sonora che mi ha molto entusiasmato e coinvolto, quindi quelli che mi vengono
cioè per primi in mente sicuramente appunto The Last of Us, ragazzi, che secondo me è una colonna sonora bellissima, ma giochi anche come Detroit, Heavy Rain, anche i Life is Strange, perché no? Una citazione Disney che adori più in assoluto, una delle prime che mi vengono in mente è da Mulan, ragazzi, che tra l'altro ho rivisto qualche sera fa, perché mi ha sempre colpito molto, in quanto comunque mi ci sentivo molto in quella citazione. Quando il padre di Mulan, ragazzi, le si avvicina e dice: meravigliosa, bellissima fioritura che abbiamo quest'anno, ma guarda, quello in ritardo, indicando un fiore che non era ancora sbocciato, e dice: scommetto che quando sboccerà sarà il fiore più bello di tutti. Ed è, c'è una frase che dice a Mulan comunque per, non so, farle capire che nonostante i suoi fallimenti molto presto sicuramente avrebbe dimostrato il suo valore. Significava che comunque lui la amava in ogni caso, quindi indipendentemente dai suoi fallimenti o meno. E questa è una cosa che mi ha sempre molto molto commossa. Elenia Sardina mi chiede: come mai non pubblicai The Last of Us all'epoca qui sul tubo quando uscì? Perché all'epoca comunque non ero ancora pratica effettivamente di registrazione video, a maggior ragione da console non potevo registrare comunque, e quindi mi sono giocata il gioco da sola. Gianluca Foggetti mi chiede: da quanto tempo fai gaming? Ho cominciato a giocare, ragazzi, quando ero molto piccola. Credo di aver ricevuto come regalo di Natale la PlayStation 1 tipo in prima media, una roba del genere, quindi quando potevo avere 11 o 12 anni tipo. Adesso ne ho 30, quindi sono quasi 20 anni che gioco. E sempre Gianluca mi chiede: hai detto che anche tu hai sofferto della sindrome di Sayori, chiamiamola così, come hai fatto ad uscirne? E intanto grazie comunque per l'apprezzamento riguardo la serie su Doki Doki e tutto il resto, grazie. Per quanto riguarda la sindrome di Sayori, chiamiamola così, ragazzi, quindi sempre fattore depressione, io spero di non risultare ripetitiva quando rispondo a domande su questo argomento, però è una cosa a cui tengo molto, perché spero che magari le mie risposte, comunque la mia esperienza, possano aiutare altre persone che magari si trovano nella stessa situazione. Quindi vi ripeto, io avevo fatto un video all'epoca riguardo questa condizione che avevo vissuto, e lì più o meno avevo spiegato come ne ero venuta fuori. Purtroppo, ragazzi, non tutti ne veniamo fuori allo stesso modo, anzi ognuno comunque ne viene fuori a modo suo, però penso che il primo passo, ragazzi, sia ricordarsi che vivere è bello indipendentemente da tutto, indipendentemente da magari le brutte cose che ci succedono, e quindi non bisogna mai dimenticarsi che vivere è bello e dobbiamo volere bene prima di tutto a noi stessi, e quindi questa è la parte fondamentale: amare la vita, amare le piccole cose, non dimenticare quali sono appunto le cose importanti. E solitamente le cose importanti sono quelle che ci sembrano piccole ma che invece sono le più grandi, e quindi riprendere a vivere fondamentalmente, perché purtroppo quando si è depressi si muore un po' ogni giorno, ma non bisogna permettere a questi stati emotivi di spegnerci, ragazzi. Riaccendiamo la luce che c'è dentro di noi, dentro ognuno di noi, perché è bello vivere, è bella la vita ed è bello quello che può succederci nella vita ed è bello quello che la vita può darci. I love WG F mi chiede: ti è piaciuta la scuola? Se sì, quale materia ti è piaciuta di più? Mi è piaciuta la scuola? Sinceramente questa è una cosa che non ho mai nascosto, ma la scuola, ragazzi, non mi è mai piaciuta del tutto, perché purtroppo ho vissuto brutte situazioni a scuola e quindi non ne ho neanche tanto un bel ricordo, specialmente delle scuole superiori, quindi penso che non vorrei mai rivivere quei momenti e non vorrei mai tornare a scuola, specialmente a quell'età, quando comunque si è più deboli, si è più vulnerabili. Però comunque, per quanto riguarda la materia, ti dirò che andavo un po' bene in tutte le materie, però specialmente negli ultimi anni filosofia mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto anche biologia, specialmente appunto quella dell'ultimo anno, ragazzi, perché si studia la biologia umana principalmente, quindi ho sempre trovato la cosa molto interessante, e anche la matematica, perché no. Eliada Amico che mi dice: ciao nonna Joke, eccoci qua, come stai? Le mie domande sono: hai una dentiera? Perché si sa, alla tua età può capitare, si vede in questo esatto momento c'ho la dentiera, speravo che non si notasse, accidenti. Come sta Robin? Ha ancora lo sguardo da io v'ammazzo tutti. Quello, ragazzi, è naturale, cioè è un gatto, non può che avere uno sguardo che te giudica sempre.
Comunque sta bene, grazie. Puffy mi chiede: c'è mai stato qualcuno che ti riconoscesse in giro? È successo soltanto una volta. È stato, ragazzi, quando lavoravo a GameStop, nel periodo in cui ho lavorato a GameStop, è entrata una sera una ragazza che, dopo essersi avvicinata alla cassa, chiaramente, dopo avermi guardato meglio, mi ha chiesto se io fossi giocherina 979, perché all'epoca ero ancora 979, e mi ha detto che appunto guardava i miei video e li apprezzava molto. Quindi quella è stata l'unica occasione, vi dirò, è stato anche abbastanza strano, non dico imbarazzante, ma mi ha lusingata parecchio. Alexio mi chiede se creerò mai un merchandising con il mio logo ufficiale. Questa è una domanda davvero molto... Non sono sicura. State zitta. Questa è una bella domanda. Chi lo sa? Magari più avanti sì, perché no? Magari qualcosina, non lo so, una maglietta, un portachiavi. Vedremo che ci esce. Alcune domande di Sharon Pizzini le avevo lette già la volta scorsa, ma leggerò altre domande perché comunque sono interessanti. Ti piaci per come sei o vorresti cambiare qualcosa di te? Intendo sia caratterialmente che fisicamente. Ti dirò, io penso che un po' tutti abbiano aspetti del proprio carattere che non apprezzano totalmente. Io sono una di quelle. Tutti quanti, ragazzi, abbiamo pregi e difetti, chiaramente. Sicuramente ci sono alcuni lati del mio carattere che non mi fanno impazzire. Tipo, ad esempio, a volte sono un po' troppo ansiosa, a volte sono un po' troppo nervosa. Però vi dirò che in quest'ultimo periodo specialmente sto cercando di lavorarci su per cercare di migliorarmi. Anche se effettivamente il carattere del tutto non lo si può cambiare, però si possono cambiare appunto alcuni atteggiamenti. Quindi sto cercando di lavorare un po' su me stessa per migliorarmi da questo punto di vista. Per quanto riguarda il fisico, direi che avrei voluto essere un pochettino più alta. E sempre da Sharon, se potessi tornare indietro nel tempo, cambieresti qualcosa nel tuo passato? Perché? Questa è una domanda a cui magari di solito si vorrebbe rispondere di sì, perché si pensa al voler cercare di evitarsi delle sofferenze. Quindi magari uno dice: se potessi tornare indietro non farei questa cosa, per poi evitare di soffrire, chiaramente. Però quello che io dico sempre, ragazzi, che il nostro passato ci forgia e ci rende quelli che siamo al giorno d'oggi. Quindi io vi dirò che sì, purtroppo sicuramente ci sono cose del mio passato che non mi piacciono e che non ricordo con piacere o che comunque mi hanno fatto soffrire. Però forse anche grazie a quelle cose brutte e a quelle sofferenze che oggi sono quella che sono, che oggi sto cercando sicuramente di migliorarmi da certi punti di vista. Quindi penso che no, non vorrei cambiare nulla del mio passato, anche perché quello che è successo nel mio passato appunto mi ha portata dove sono oggi, e oggi mi posso ritenere, direi, abbastanza serena, comunque contenta con la vita che faccio e con le persone che ho intorno. Quindi direi di no, non cambierei nulla. Elisa Costa mi chiede: qual è il mio ricordo di infanzia preferito? Sicuramente mi ricordo sempre con gioia qualsiasi cosa che abbia a che fare con mia madre e mia sorella, questo sicuramente, anche se chiaramente, ragazzi, cioè, nel passato, come dicevo poco fa, ci sono sempre magari ricordi un po' tristi, ricordi un po' brutti, però bisogna cercare appunto di aggrapparsi a quelli belli. Quindi tanti ricordi belli sono legati sicuramente a mia madre e a mia sorella. Uno dei ricordi però che mi vengono in mente, che più sicuramente mi ha dato gioia, è al Natale in cui, ragazzi, appunto ho ricevuto la PlayStation 1. Quello me lo ricordo ancora, anche se un po' vagamente, però non dimenticherò mai, ragazzi, la gioia che ho provato quando ho scartato quel regalo e ho visto che era quello che desideravo da tanto tempo e che finalmente avevo ricevuto. Quindi se non fosse stato per mia mamma non sarei gamer dall'età di 12 anni, quindi grazie ancora mamma. Error Sans mi chiede: quando hanno iniziato a piacerti le cose della Disney? Praticamente da sempre, perché appunto mia mamma, ragazzi, a me e mia sorella ci ha sempre fatto vedere i lungometraggi e i cartoni animati della Disney, quindi ce li ho nel cuore sin da allora, sin da quando veramente sono molto piccola e non ho mai smesso di amarle. E seconda domanda: qual è il tuo personaggio Disney preferito? Ce ne sono diversi che mi piacciono, però sicuramente, ragazzi, il primo che mi viene in mente è Ade di Hercules, lo adoro come villain, è uno dei villain più fighi che siano mai stati fatti, secondo me. Shaiua, spero che si legga così il nick, sicuramente no, mi chiede se sono soddisfatta della mia vita attuale o se avessi voluto avere qualcosa in più.
Ti dirò che sinceramente sì, attualmente sono soddisfatta, attualmente sto cercando, dopo un periodo brutto, come ben sapete, di ritrovare la mia serenità. Sento che ci sto riuscendo e attualmente quindi mi sento più serena, più tranquilla e contenta, e contenta della vita che ho. Qual è stato il gioco, sempre da Shy, qual è stato il gioco che ti ha fatto incazzare più di tutti? Purtroppo vorrei poter dire di no, ma è stato The Last Guardian, ragazzi, che è un gioco meraviglioso, ha una trama meravigliosa, ma purtroppo ha delle meccaniche veramente di cacca. E quindi sì, mi ricordo che quando l'ho giocato, ragazzi, mi sono spesso arrabbiata da morire proprio per le meccaniche che erano super macchinose, super legnose, e quindi sì, mi ha fatto innervosire moltissimo. Roxy mi chiede se ho mai pensato di fare un raduno. Sicuramente sì, ragazzi, sicuramente in futuro, in qualche modo, un qualche raduno lo si farà, perché direi che è arrivato pure il momento magari di riuscire ad incontrare qualcuno di voi in giro, magari per l'Italia possibilmente, quindi sicuramente si farà, magari anche quando sta questione del Covid, ragazzi, si sarà calmata un po'. Lady Foxy mi chiede se sono attualmente soddisfatta di come sta andando la mia attività su YouTube. Vorrei magari provare a fare anche altre cose sul mio canale, oltre a quelle che già sto facendo. Ti dirò, cara Lady Foxy, che attualmente sì, sono soddisfatta di quello che sto facendo sul canale. Sono contenta di come mi stanno uscendo i video, sono contenta delle serie che sto portando, delle serie che ho portato nei mesi scorsi. E sono contenta, quindi penso che non c'è nulla che vorrei cambiare attualmente. Angel Cassiel mi chiede quando è il mio compleanno. Il mio compleanno è il 24 giugno, giorno che tra l'altro mi piace tantissimo. Mi chiede se metterò dei plus agli abbonamenti, in quanto gli piacerebbe sostenere il mio canale il più possibile. Grazie ancora, Angel, lui è uno dei miei abbonati, quindi ti ringrazio di nuovo. E comunque ho aggiunto altri livelli agli abbonamenti, nel senso ci sono possibilità in più di abbonamento in caso qualcuno se la dovesse sentire di sostenere, magari, o supportare in un modo un pelino più sostanzioso, diciamo così, il canale. Da dove nasce l'idea di chiamarci pandini? Sempre da Angel. Non so, ragazzi, allora quest'idea dei pandini è nata perché ho utilizzato appunto il panda come animale, diciamo, immagine del mio canale sul sito Viola, ed è una cosa che ho trasportato anche qui su YouTube perché comunque mi piace moltissimo. È comunque un modo davvero cheapy di chiamarvi, un modo super tenero per chiamarvi, e mi piaceva, quindi ho deciso di portarlo anche qua su YouTube per questo motivo. Ninja Splendente mi chiede se oggi ho fatto la cacca. Sappiamo tutti benissimo quanto questa domanda sia importante, comunque no, la stitichezza non me lascia in pace. Poi mi chiede quante maschere ho e quali sono. Fa questa domanda perché appunto, ragazzi, ho una piccola collezione di maschere che spero comunque di poter ingrandire chiaramente col passare del tempo. Attualmente ho questa qua di Darth Vader, che io adoro come personaggio, che mi è stata regalata da Luca. Ho questa qua di Pennywise, personaggio anche che adoro, chiaramente tutti personaggi bellissimi, cipi e super teneri. Ho la maschera di Jason che ho acquistato su Amazon e che secondo me è fatta veramente strabene. E poi ultimo ingresso è stata questa qua, questo coniglio horror super psicopatico, fantastico, veramente bellissimo. E ultima domanda, sempre da Ninja: hai mai provato, avresti voluto provare a creare un gioco? Se sì, che genere sarebbe e quale sarebbe la storia? Allora, mai provato? Assolutamente no, anche perché non ho i mezzi, voglio dire, e le conoscenze necessarie per poter fare una cosa del genere, perché comunque ci vuole veramente tanto tempo e tante conoscenze appunto per poter creare un gioco. Però sarebbe figo, ragazzi, sarebbe figo sicuramente. E magari un genere in quale mi piacerebbe buttarmi sarebbe sicuramente o l'horror, o magari un gioco di tipo adventure o robe simili. Quindi, ragazzi, allora stavolta sono riuscita a rispondere, credo, praticamente a tutte le domande che mi avete fatto. Non ho visto se ce n'erano alcune sotto l'ultimo Q&A, in ogni caso dovesse essercene qualcuna e doveste voi lasciarmene altre qua sotto in commento, ne avrò abbastanza appunto per poter fare un altro Q&A la settimana prossima. Per cui grazie come sempre di cuore a tutti, ragazzi, per il supporto e per le vostre domande. Vi voglio un mondo di bene, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!